Buongiorno a tutte. Allora, oggi vi farò vedere come stringo un paio di pantaloni da lavoro. Come vedete, questi pantaloni hanno le cuciture su tutti i lati e quindi non è semplice. Allora, io innanzitutto lo faccio dalla parte interna perché dalla parte esterna c'è la tasca, come vedete, e quindi preferisco farlo dalla parte interna. Adesso ho scucito un po' di orlo. E mi scucirò queste catenelle. Aspetta che me lo giro da rovescio, così vi faccio vedere bene. Allora, dicevo, io praticamente mi sono scucito una parte di orlo dalla parte sotto, anche se questo cioè non me lo scucio tutto perché lo devo anche accorciare e quindi lo farò dopo. Però intanto vi faccio vedere. Di solito questi pantaloni, quando hanno le impunture in questo modo, sono delle catenelle che si scuciono, basta prendere il verso giusto e si scuciono. Mi sa che ho sbagliato il lato, però aspetta che di qui è rinforzato, quindi non dovrebbe. Di solito questa catenella si scuce dalla parte in cui finisce e penso che la parte che finisce è l'altro lato, perché altrimenti cioè si sarebbe già scucita. Infatti, penso che sia questo lato. Eccolo qui. Ad una vi scucite la catenella e vi aprite il pantalone. Cioè, praticamente è semplicissimo scucire queste tre cuciture. Fate prima questa cosa, poi magari dalla parte davanti togliete questo filo e io intanto me lo scucio e poi vi faccio vedere come faccio. Allora, una volta che mi sono scucito tutte le tre cuciture, io mi apro la gamba del pantalone. Me li apro tutti. Qui, come vedete, c'è un travetto che posso tagliare perché questo io lo chiamo travetto ed è un rinforzo per il cavallo. Cioè lo fanno anche alle tasche. E a volte scucire qualche pezzo è molto difficile perché c'è quel travetto. Io in questo caso lo taglio perché nel momento in cui stringo questo pantalone mi alzerò anche un po' dal cavallo, perché anche dal cavallo è abbastanza diciamo è alto e quindi mi scucio anche questo. Prendo le forbici grandi. Dicevo, prendo le forbici grandi e posso permettermi in questo caso di tagliarlo perché tanto devo stringere anche il cavallo. Allora, vi faccio vedere. Dicevo, mi tolgo tutta la parte che ho scucito, mi tolgo, qui non si è scucito bene, però siccome lo devo accorciare, lo taglio poco poco, tanto devo accorciare. Allora, io mi prendo la parte del cavallo, il dietro lo metto sotto. In pratica io ho questo che è il davanti, giusto? Allora, questi come i jeans hanno la parte dietro più grande. Quindi io mi metto la parte del pantalone in questo modo. Poi naturalmente se dovete stringere di poco, io questa cosa la faccio, però poi li faccio provare, poi nel momento in cui vanno bene io li taglio. Quindi mi metto giusto questa parte e mi metto degli spilli. Potete anche imbastire o fare come credete. Allora, nel momento in cui faccio la cucitura, io la faccio in questa parte, nascondendo naturalmente la cucitura dell'impuntura. Il cavallo, come vedete,
siccome questi pantaloni da lavoro sono comunque tanto grandi, io mi metto il cavallo poco più alto, non proprio come sto facendo qui perché mi sembra troppo esagerato, però dipende pure da come sono i pantaloni. Potete anche fare la prova e magari dopo vanno bene e li lasciate. Però diciamo che allora fate tutto questo, giusto? E poi io ne ho fatto un altro paio in modo da non farvi perdere tempo. Allora, eccolo qui. Io praticamente ho cucito la cucitura dalla parte interna. Come vedete, tutta questa parte io l'ho eliminata anche dal cavallo. Vi faccio vedere dal dritto. Poi naturalmente questa parte, una volta provata, si taglia e si sorfila o a zigzag o a tagliacuci, quello che avete. Adesso vi faccio vedere dal dritto come sono usciti e poi decidete voi se fare come ho fatto io o no. Allora, eccoli qua. Questi sono i pantaloni dalla parte del dritto. Come vedete, io non ho rovinato la tasca, non ho rovinato. Eccolo qua, qui deve uscire un po'. La tasca è rimasta dove era. E la gamba, come vedete, qui devo accorciare ancora, devo accorciare, e come vedete la gamba è uscita perfetta. Io uso questo metodo perché mi trovo benissimo, anche con i jeans uso questo metodo. Certo, questi pantaloni sono enormi, quindi già è tanto che io sia riuscito a togliere tutto questo pezzo. Spero di essere stata chiara e che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima!